scritto già di me. E quando hai calcolato la profondità del cielo, e quando hai colorato ogni fiore della terra dove non c'era niente quel giorno, avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo, avevi scritto già la mia vita insieme a te, avevi scritto già di me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Col più cordiale benvenuto, il saluto a tutti voi. La nostra preghiera si innalza questa sera con forza e anche con fiducia al Signore, perché custodisca, perché faccia maturare sante vocazioni. Il Signore chiama continuamente, alcuni rispondono, altri tergiversano, altri restano indifferenti. Ecco, la preghiera è proprio questo scuotere nel nostro cuore, la ricerca, il desiderio di ascoltare la voce di Dio che chiama. Ringraziamo per le tante vocazioni alle diverse realtà, alle diverse forme di vita consacrata di cui anche la nostra diocesi ha beneficiato e beneficia ancora oggi, ma sappiamo che davvero le necessità sono tante, la messe è davvero grande. Allora ecco, ci prepariamo a questa veglia che è un dono di grazia, motivo di grande speranza in questo anno della fede. Invochiamo il dono dello Spirito, perché sostenga la nostra vocazione e ci renda capaci di incoraggiare e promuovere le altre vocazioni attraverso la nostra testimonianza di credenti. Preghiamo tutti insieme e invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, o Spirito Santo, e da a noi un cuore nuovo, che ravvivi in noi tutti i doni da te ricevuti, con la gioia di essere cristiani, un cuore nuovo, sempre giovane e lieto. Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. A suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito Santo, e da a noi un cuore puro, allenato ad amare Dio, un cuore puro che non conosca il male, se non per definirlo, per combatterlo e per fuggirlo. Un cuore puro come quello di un fanciullo, capace di entusiasmarsi e di trepidare. Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnare le cose di le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito Santo, e da a noi un cuore grande,
aperto alla tua silenziosa e potente parola ispiratrice, e chiuso a ogni meschina ambizione. Un cuore grande e forte ad amare tutti, a tutti servire, con tutti soffrire. Un cuore grande, forte, solo beato di palpitare col cuore di Dio. Preghiamo. O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo, come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa. Così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro della Genesi. Il Signore disse ad Abram: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Parola di Dio. Grazie a Dio. Bene, per me è un aiuto del Signore anche in risposta a questa lettura poter dare una testimonianza su come il Signore mi ha chiamato. E mi colpiva all'inizio di questa lettura, perché vedo che il Signore ha permesso che si potesse compiere anche la mia vita. Dice: il Signore disse ad Abram: vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Visto che il Signore mi ha donato come Abramo, di poter rispondere a questa chiamata. Io sono di origine, sono di Massafra, una città in provincia di Taranto, nella Puglia, e quando avevo 18 anni il Signore ha permesso che io potessi venire qui a Macerata. Ho finito l'ultimo anno di scuole superiori al liceo scientifico, sono il terzo di 5 figli, e questo, visto che come Abramo il Signore mi ha fatto fare un cammino, una scoperta veramente di Lui affinché io lo potessi incontrare. E vedo che un po' anche vicino così all'ordinazione, l'11 maggio sarò ordinato presbitero, in questo anno particolare che è l'anno della fede, vedo che il Signore mi dona oggi gratitudine alla storia che Lui ha fatto con me, gratitudine a ogni fatto che Lui ha permesso, e di fronte a questo veramente mi sento anche di dare quella che è la mia professione di fede, di dire oggi veramente che io credo in Dio, perché per me è stato un padre. Io già prima della mia nascita è morto mio fratello, che si chiamava come me, e i medici, di fronte alla gravidanza di mia madre rimasta incinta dopo 2 mesi, avevano detto di abortire.
che cominciavano le minacce di aborto e i medici avrebbero detto, hanno detto a mia madre che io non sarei mai nato. E ho visto questo, che Dio è stato per me un padre che mi ha donato la vita, già così una prima chiamata che Dio ha fatto alla mia vita è stata quella di farmi nascere. È stato veramente un regalo per me. E ho visto questo, questa paternità di Dio, che Dio veramente per me è stato un creatore, che di fronte per i medici oggi non sarei mai nato, ma Dio questo lo ha permesso. E poi credo anche che Gesù Cristo è un salvatore, che mi ha salvato, perché ho visto che di fronte un po' a tutto il mio periodo di crescita, anche nell'adolescenza, vedevo che tutta la vita per me non aveva un senso. Non mi sentivo amato dai miei genitori, mio padre era maresciallo dei vigili urbani, era sempre fuori casa, e quando era a casa non faceva altro che litigare con mia madre. E io in fondo pensavo che tutta la causa dei problemi di casa era la mia, che tutto questo mi ha portato a non accettarmi, a sentirmi sempre inferiore, a non considerarmi accettato da mio fratello, dai miei genitori. E di fronte a questa ricerca di senso vedevo che per me veramente niente aveva senso. E Cristo invece è venuto veramente a salvarmi di fronte anche a tanti peccati che ho fatto, tutto per ricercare affetto, tutto per ricercare stima degli altri, dei miei amici. E tutto questo mi portava a un non senso, a non capire chi ero io, a non capire che senso avesse la mia vita, perché Dio mi aveva messo al mondo. Ma veramente ho scoperto che Cristo era venuto a morire per me. Questo l'ho scoperto ascoltando le catechesi, il cammino neocatecumenale, dove lì veramente Dio mi ha fatto scoprire cos'era la misericordia, cos'era l'amore di fronte alla mia situazione di insofferenza, di fronte al mio sentirmi imbranato, di fronte al mio non sentirmi considerato, non sentirmi amato da nessuno. Lì mi è stato detto questo, che Dio mi amava totalmente, gratuitamente, senza che io dovessi fare chissà quale sforzo. E ho visto questo, che Dio ha permesso anche tanti momenti di crisi nella fede, momenti in cui non capivo niente, in cui ritornavo sempre a dubitare del suo amore, questo soprattutto con la morte di mia nonna, che mi ha portato a uscire dalla Chiesa, a non voler più sentir parlare di Dio, di Cristo. Ho cominciato a lavorare, a 15 anni facevo il cameriere, lavoravo lavoravo dalle 9 la mattina a mezzanotte la sera, da noi in Puglia i matrimoni non finiscono mai. E tutto quanto per uscire dalla storia, guadagnavo 50 euro al giorno, avevo a 15 anni anche la mia libertà economica, ma anche lì vedevo che lontano da Dio la mia vita non aveva senso. E Cristo anche lì è venuto a salvarmi, a farmi non lasciarmi nel mio peccato, a non lasciarmi nella durezza, alla malizia del mio peccato, ma Cristo veramente ancora una volta mi ha mostrato che Lui mi amava, che nonostante io fossi un impedimento totale, un ostacolo totale alla Sua volontà, Lui ancora una volta mi ha donato la possibilità di ritornare, la possibilità del perdono. Credo anche nello Spirito Santo, perché di fronte a queste mie incapacità, di fronte alla mia affettività, mai sarei arrivato qui dove sono oggi con le mie forze. Ma veramente solo grazie all'aiuto dello Spirito Santo è stato possibile tutto, è stato possibile venire qui, lasciare i miei familiari, lasciare i miei amici, lasciare i miei affetti e venire qua. Entrare in questo seminario missionario, seminario Redentoris Mater, che mi ha preparato, mi ha formato per questa missione in Cina. E anche lì ho visto che veramente questo è stato un dono dello Spirito, perché fin quando arrivi a Macerata forse ce la puoi fare con i tuoi sforzi, ma a Macerata, in Cina, è stato veramente solo opera dello Spirito Santo. Sono stato 3 anni in missione in Cina. Vedrei veramente come il Signore sempre mi ha consolato, mi ha donato amore per questo popolo, mi ha donato di poter condividere con loro le sofferenze che vive questo popolo. E credo anche nella Chiesa, perché è stata per me sempre una madre che mi ha accolto,
una madre che mai si è lamentata dei miei sbagli, che sempre mi ha perdonato e oggi mi accoglie. Ringrazio il Vescovo, mi ha accolto l'11 ottobre come diacono qui nella diocesi in Macerata e ora l'11 maggio sarò ordinato presbitero. Questo per me vedo che è veramente un segno di gratitudine di fronte a Dio che mi ha dato tutto e oggi posso dire questo, io ho 28 anni e sono felice di tutto, sono felice veramente della chiamata che Dio ha fatto alla mia vita, sono felice di tutta la storia che Dio ha permesso perché tutta la storia mi è servita per arrivare a questo punto. Vi chiedo di pregare per me perché davvero possa essere un pastore, immagine di Cristo, che ovviamente non è venuto per servire, ma per essere servito. Grazie. Rispondiamo anche noi a questa prima lettura insieme alla testimonianza di Don Vito Antonio, prossimo presbitero, e rispondiamo con le voci, il cuore, la fede della comunità del nostro seminario diocesano missionario Redentoris Mater attraverso il salmo cantato dai seminaristi. Bene, fratelli, abbiamo pensato di rispondere a questa lettura, alla testimonianza di Don Vito Antonio, un canto alla Vergine Maria. Diceva Don Vito Antonio, parlava dell'anno della fede. Abramo è il padre della fede, è l'uomo che ha sperato contro ogni speranza. E così la Vergine Maria ha sperato di fronte a un progetto di Dio, che tante volte sembra strano, sembra assurdo, sembra difficile, penso alla mia vita, penso alla vita dei fratelli che siamo al seminario, ma sempre un progetto che va a finire bene, mai il Signore ci ha deluso, mai ha deluso Abramo, non ha deluso la Vergine Maria, non ha deluso nessuno di noi. Allora facciamo questo canto che dice, che si chiama Maria Piccola Maria, chiedendo anche alla Vergine Maria che ci aiuti in questo cammino per arrivare alla santità a cui Cristo ci chiama. Maria, piccola Maria, tu sei la brezza soave di Elia, il sussurro dello Spirito di Dio. Tu sei il roveto ardente di Mosè che porta il Signore e non si consuma. Tu sei quel luogo vicino a me che mostrò il Signore a Mosè. Tu sei la cavità nella rupe che Dio copre con la sua mano mentre passa la sua gloria. Venga il Signore con noi, se abbiamo trovato grazia ai suoi occhi. È vero che siamo peccatori, ma prega tu per noi e
saremo la sua eredità. Maria, piccola Maria, figlia di Gerusalemme, madre di tutti i popoli, vergine di Nazaret. Tu sei la nube che protegge Israele, la tenda della riunione, l'arca che porta l'alleanza, il luogo della dimora del Signore, santuario della sua Shekinah. Venga il Signore con noi, se abbiamo trovato grazia ai suoi occhi. È vero che siamo peccatori, ma prega tu per noi e saremo la sua eredità. Questa liturgia della parola continua con una risposta a questa prima lettura che ora viene dopo i seminaristi, viene data da Anna Maria Cacciamani, una nostra sorella consacrata nell'Ordo Virginum. Buonasera a tutti, sì appunto, no, sono Anna Maria, consacrata dal 2010 nelle mani del Vescovo nell'Ordo Virginum. Essere consacrata nell'Ordo Virginum significa essere una donna di Dio, e questa espressione vuol dire prima di tutto un dono immenso, straordinario, traboccante, rispetto al quale almeno io personalmente mi sento sempre, no, piccola, indegna, un dono sproporzionato. E poi è un'esperienza, una realtà, è la vita di ogni giorno e è una grazia immensa, ma è anche una grande sfida, è la sfida quotidiana della mia vita, di essere appunto in ogni momento una donna tutta di Dio. È molto bello il tema, secondo me almeno mi ha colpito molto il tema, il titolo, no, che questa sera ci accompagna in questa veglia. Progettare con Dio, abitare il futuro. Mi colpivano in particolare i due verbi che sono stati scelti, abitare e progettare. Abitare richiama, almeno a me faceva venire in mente, no? Penso abbastanza scontato, fa pensare alla casa, no? Richiama l'immagine della casa, vuol dire della stabilità. Allora mi chiedevo che significa essere stabili verso una parola che invece non ci appartiene, che è il futuro, no? Che significa unire casa al futuro. E ho pensato che il futuro comunque è il futuro di Dio e quindi non ci appartiene. Allora fare casa perché questo futuro di Dio si realizzi vuol dire collaborare, condividere, costruire fin da oggi la possibilità che il futuro, che è l'amore di Dio realizzato, che è quel futuro che può esprimersi attraverso i volti di pace, di giustizia, i volti di coloro che operano per la pace, per la giustizia, per l'amore. Quindi è costruire fin da oggi quel futuro che Dio sogna per ciascuno di noi. Poi c'è il secondo verbo, progettare, che è tutto l'opposto, almeno io lo sento così. Progettare è proprio il verbo dell'instabilità, no? Perché vuol dire sbilanciarsi sempre in avanti, non stare mai in equilibrio. Vuol dire non rimanere attaccato a niente.
E allora mi sono chiesta come queste due parole c'entrano con la mia vita di oggi, no? Con la mia vita di consacrata, di donna di Dio. E mi è venuto in mente che per me abitare il futuro, progettare con Dio, abitare il futuro, vuol dire fondamentalmente preparare una casa per il futuro di Dio. E questo preparare una casa per il futuro di Dio è possibile solo rimanendo in bilico, ma sempre lasciandosi trasportare, no? Lasciandosi guidare dalle braccia di Dio. E concretamente per me vuol dire tre cose, cioè mi sono venute in mente tre esperienze belle della mia vita, tre significati concreti per la mia vita in cui i due verbi si traducono. Il primo è fare bene il mio lavoro. Io sono un insegnante di scuola superiore, insegno liceo scientifico di Osimo. Tutti i giorni sono accanto, sono compagna di banco di tanti ragazzi dai 16 ai 19 anni. Allora, progettare con Dio, abitare il futuro vuol dire essere un'insegnante vera, essere un'insegnante preparata, essere un'insegnante che concepisce e vive la scuola come il luogo attraverso cui si può fare spazio all'incontro e all'ascolto. Vuol dire trasmettere le cose in cui credo, la passione che è la mia vita e che è anche il mio lavoro, ma anche condividere i miei limiti, cioè essere quello che sono con i ragazzi che incontro, con i ragazzi e con i colleghi. Essere donna di Dio nella scuola vuol dire provare con tutte le fatiche di ogni giorno ad essere strumento di condivisione, strumento di speranza, strumento di comunione. Sono parole che forse suonano scontate, ma non è facile, perlomeno non è facile per me. Il secondo aspetto è vivere con verità e autenticità tutta la mia vita, cioè non rinunciare mai a sentire la verità di quello che sono, in ogni momento, in ogni incontro, e accogliere la vita, questo chiedo ogni giorno al Signore, come si presenta, con quello che ogni momento mi regala, nel bene e nel male, nella sofferenza e nella gioia, nella fatica e nella leggerezza, con un animo fiducioso, disposto a scoprire che ogni attimo è comunque un dono pensato da chi mi vuole bene. E poi il terzo ed ultimo è imparare ad accogliere la novità. Allora, progettare il futuro vuol dire sapere che ogni giorno è nuovo, perché ogni giorno è pensato da Dio per me e è dentro il sogno di Dio per me, per questa vita, per questa storia, per le persone che incontro. Ogni giorno mi sveglio e provo a orientare i pensieri e tutto quello che sono, la mia energia, i miei sentimenti, le mie emozioni, a questo giorno che è nuovo e che è una nuova occasione per costruire quel sogno di amore di Dio, perché questo futuro comincia a prendere forma, perché sia possibile fare casa per il futuro di Dio. E la cosa meravigliosa quando accade, non dico che è esperienza sempre di tutti i giorni, è che il Signore non delude mai, mai, anzi riesce veramente a compiere tutto alla perfezione, in un modo che umanamente non è neanche lontanamente immaginabile. Allora concludo, spero di non essere stata troppo lunga, con una lettera che ha scritto una mia alunna. Lei dice così: cara prof, la vita è decisamente un percorso non facile, perché capisco quanto possa essere difficile rimanere fedeli a degli ideali, a dei valori, quando il mondo attorno a noi sembra andare avanti solo su corruzione, menefreghismo ed egoismo. Eppure per me sarebbe impossibile rinunciare a quel qualcosa in più che la cultura ci può dare, la capacità di aprire la propria mente e la possibilità di poter leggere la realtà sia esteriore che interiore in maniera più ampia. Come ha detto lei, non possiamo far molto altro se non sperare, e cercherò di tenere a mente le sue parole, perché ho vissuto il mio periodo di rifiuto verso il mondo, verso l'esistenza, ma mi sono resa poi conto che chiudendosi in sé non si risolve nulla. Non voglio essere melodrammatica nel dire che certe volte è inevitabile tornare a provare tristezza, malinconia, delusione per ciò che è e per ciò che si è, ma voglio solo rimarcare quanto sia importante vivere i momenti di difficoltà e cercare di comprenderli senza annegare. Qualsiasi tipo di sogno va affrontato con una grande forza, la forza di rimanere fedeli a ciò che si è, la forza di saper rinunciare a qualcosa e la forza di affrontare difficoltà di ogni genere.
e questa forza non può darcela che lo spessore d'animo che può formarsi solo attraverso la cultura. Concludo proprio dicendo questa cosa. Per me abitare il futuro è proprio continuare ad ascoltare, ad accogliere, a costruire questo presente con tutti i ragazzi che il Signore ogni giorno mi dona. E ascoltare, poter ascoltare l'animo di chi giovane esprime tutta la sua fedeltà e fiducia alla vita. E ogni giorno poter balbettare parole che sanno di Dio, che è appunto questa fedeltà prima alla vita per ciascuno di noi. Ascoltiamo ora la seconda lettura tratta dalla lettera ai Romani, come si è poi incarnata nella storia, nella vocazione della famiglia Guzzini. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Come sta scritto, ti ho costituito padre di molti popoli. Davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto. Così sarà la tua discendenza. Non vacillò nella fede, pur vedendo come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio, non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato. A noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Parola di Dio. Buonasera a tutti, noi siamo Sara e Andrea, Maria e c'è Giacomo in platea, è un po' piccolino. Oggi è 4 anni che ci siamo sposati e quando ci è stata proposta questa testimonianza, un po', forse è stata una casualità, però un po' abbiamo cercato di ripercorrere questi 4 anni e soprattutto prima, il prima del nostro sì. E quanto entusiasmo c'era nella preparazione, nel voler vivere insieme, iniziare un cammino. Ecco perché forse più che trovarci come Abramo un po' invecchiato, come Sara invecchiata, ci troviamo più come un Abramo che inizia il suo cammino, che va verso la terra promessa. E anche noi con il nostro sì abbiamo iniziato un nuovo cammino insieme, in due, con Dio,
accettando un po' le sue volontà, anche cose belle come è stata Maria, come Giacomo, ma anche sofferenze. E forse proprio nella sofferenza poi si ritrova il volto di Dio, la bellezza però anche di Dio, anche se non lo percepiamo subito. E infatti quello che dicevamo è che Dio ci dà prove però come sacrificio, ma anche prove come segno, prove di sacrificio. Noi ultimamente abbiamo avuto dei problemi con Giacomo, ha avuto problemi di salute. Io ho avuto una gravidanza extrauterina. Inizialmente, quando comunque nei primi mesi di matrimonio, cioè, è stato anche un po' difficile intenderci, tante volte ci scannevamo. Però se non c'era forse la fede, forse oggi non saremmo qui a testimoniare. Però Dio ha parlato in questi momenti, ha parlato e c'è stato poi anche il segno. E quindi quello che un po' noi viviamo in questo momento è di affidarci a Dio in questo percorso, di accogliere quello che Lui comunque ci riserva, con delle sofferenze, con delle bellezze. E poi non so se Andrea tu vuoi continuare un attimo. Stavi andando benissimo. Dico tutto io. Io stavo zitto. No, ripercorrevamo un po', riflettendo sull'esempio di Abramo, insomma, ripercorrevamo un po' la nostra storia, breve storia. Quello che a noi un po' risaltava appunto è questo cammino che ha fatto Abramo, questo lungo cammino, un cammino che ha durato tutta la vita. Noi in questa profonda lettura dell'Apostolo Paolo vediamo un po' come il finale del film della vita di Abramo, cioè vediamo il compimento della promessa. Lui parte spiegandoci la fine, ma quanto veramente quest'uomo durante tutta la vita, insomma, ha cercato di camminare verso questa promessa. Ecco, un po' il nostro matrimonio è questo, cioè è un lungo, grande e bel cammino. Quando ci preparavamo, insomma, al sacramento, alcuni sacerdoti illuminati ci dicevano: il sacramento del matrimonio è solo l'inizio, è l'inizio della vostra storia insieme. Ecco, adesso dopo 4 anni possiamo dirvi: è vero, è solo l'inizio, è un bellissimo inizio, come diceva Sara, nel senso che è la partenza con entusiasmo, cioè è il momento in cui Abramo lascia la sua terra di slancio, affidandosi un po' a questa promessa. Ecco, il nostro matrimonio è stato questo, l'affidarsi a questa promessa di Dio. Poi però quanta strada c'è da fare, ecco, quanta strada ha fatto Abramo, quanto anche lui ha vacillato in questo percorso, quanto ha cercato delle soluzioni ai problemi che fossero umane, cioè quanto ha cercato di adattare il progetto di Dio alla sua realtà umana, ai suoi limiti. Ecco, anche noi sperimentiamo questo. La nostra vocazione si realizza proprio in questo, nella quotidianità. E quindi diceva Sara l'importanza dei due atteggiamenti, cioè l'affidarsi a Dio, cioè il ritornare sempre e comunque in tutte le difficoltà, in tutte le gioie di questo cammino, alla promessa che Dio ci ha fatto, e tenendo saldi gli occhi verso la meta, in qualche modo. E poi il secondo atteggiamento su cui riflettevamo è un po' il lasciar agire Dio, cioè Abramo, quando ha voluto fare un po' di testa sua, quando ha voluto adattare la chiamata di Dio comunque alla sua vita, alle sue possibilità, ha fatto degli errori, cioè è andato un po' fuori strada. Anche noi, ecco, sperimentiamo un po' l'importanza di non volere essere i protagonisti esclusivi del nostro matrimonio, cioè di lasciar poi agire Dio tramite la sua provvidenza. E questo, forse l'abbiamo sperimentato recentemente, appunto, come diceva Sara, durante la malattia di Giacomo. È stata dura,
malattia, per fortuna, insomma, che non ha messo a rischio la sua vita, però malattia che per noi come genitori è stata dura da affrontare, perché forse è stato il primo momento in cui ci siamo trovati di fronte a una profonda sofferenza di un figlio. Dio ci ha messo sulla nostra strada questo inciampo, tra virgolette. Ecco, finché l'abbiamo voluto affrontare con le sole nostre forze, rischiavamo di cadere nella disperazione. Quando abbiamo incominciato a intravedere comunque la mano di Dio che sosteneva Giacomo, l'azione di Dio nella nostra vita che sosteneva me e Sara, forse siamo riusciti non dico a trovare un senso, però ecco, a camminare anche in quei giorni di sofferenza. Quindi volevamo concludere dicendo buon cammino, ecco, nella vostra vocazione e nella vostra ricerca, insomma, della vocazione. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Un giorno, mentre levato in piedi, stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore». Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. È una veglia un po' particolare, direi un po' speciale,
per me, che sono in una fase di passaggio. E allora, ecco, riflettevo in questi giorni, alcuni mi chiedono ma come va? E dico che faccio la trottola in questi giorni perché sto girando l'Italia, Macerata, Milano, Roma, Roma, Macerata, Milano, insomma è tutto un giro con qualche altra variante. Però ho in questo girare anche dei tempi in cui rifletto proprio su quello che il Signore ha operato e opera nella mia vita. Riflettendo e pregando stasera sulle vocazioni non posso non considerare l'opera che Dio ha compiuto nella mia vita, anche perché in questa settimana, il 16 di aprile, ho celebrato, ricordato i 30 anni dell'ordinazione sacerdotale. E 30 anni sembra un tempo molto lungo, eppure è tremendamente breve. E pensavo a tutto ciò che il Signore in questi 30 anni mi ha dato la grazia di vivere. Sulla tua parola getteremo le reti. E in questi 30 anni tante volte ho ricominciato a gettare la rete. Forse perché era necessario cambiare luogo, cambiare condizione, situazione. E comunque il Signore mi ha chiesto tante volte di ricominciare a gettare la rete. E pensavo proprio a come nella mia vita sono stato ricolmato di una pesca davvero straordinaria. Solo considerando i volti, le storie, gli incontri, un fiume infinito di grazia che ho potuto contemplare, cioè dell'opera di Dio compiuta nelle persone attraverso l'attività pastorale, attraverso la celebrazione dei sacramenti, attraverso i colloqui spirituali, attraverso le situazioni più impreviste e imprevedibili in cui mi sono trovato. Ecco, davvero la grazia ci avvolge e ricolma, riempie la nostra vita. Pensavo anche all'assemblea di questa sera, non siamo molti, però pensavo all'intensità delle vite che ci sono qui dentro. Ecco, questi 6 anni di ministero episcopale credo che tra i doni più preziosi che ho ricevuto e quindi anche tra i ricordi più belli che porto con me, che mi accompagneranno, ecco, ci sono le tante storie, le storie di molti di voi qui presenti, che ho avuto la possibilità di condividere per discernimento vocazionale, per accompagnamento vocazionale, per confronto spirituale, per attività pastorale, per tante ragioni, però delle storie in cui il Signore ha compiuto grandi cose. E certamente non è il numero nella Chiesa che rende ragione dell'opera di Dio, ma è ciò che Dio compie in maniera stupenda nella vita delle persone. E in questi 6 anni certamente ne ho avute, da questo punto di vista, di grazie davvero molte. Persone, no, abbiamo il seminario Redemptoris Mater, il nostro seminario regionale, quante vocazioni abbiamo avuto la grazia di ricevere, e quanti sacerdoti abbiamo potuto ordinare, ho avuto la grazia di consacrare anche un gruppo di diaconi permanenti, l'Ordo Virginum, l'associazione Regina dell'Amore con i consacrati, i figli della luce, i figli del Sacro Cuore di Gesù. Ecco, credo che siano dei segni straordinari. Spesso noi ci lamentiamo, vediamo le cose che non vanno, vediamo magari la fatica di qualche ordine che porta un po' il peso degli anni, vediamo più i lati oscuri, le difficoltà, e invece ci sono segni eloquenti, segni formidabili dell'opera di Dio nella nostra vita. E quindi fermarsi a riflettere su tutto questo significa ritrovare anche le ragioni profonde della nostra vita, saper offrire anche a chi è in ricerca,
a chi il Signore rivolge la sua parola la possibilità di un approfondimento, di un confronto. Ecco, ho potuto gettare le reti in tante esperienze pastorali diverse. Adesso il Signore mi ha chiamato a gettare le reti tra i giovani. Pensavo anche come l'Università Cattolica sia a suo modo un luogo speciale anche per il discernimento vocazionale. Ci sono tanti sacerdoti che lavorano e accompagnano questi 40.000 studenti che scelgono la Cattolica perché vi trovano un ambiente in cui operare e poter sviluppare una crescita non solo umana, intellettuale, professionale, ma anche spirituale. E chiaramente il Signore opera, e quindi capita spesso che ci siano anche delle vocazioni. E quindi pregavo stasera per i doni stupendi di grazia, delle vocazioni donate a questa diocesi, per le vocazioni di cui comunque c'è sempre bisogno, per il conforto, il sostegno da dare a quelle congregazioni che magari sentono maggiormente la fatica e la difficoltà. E pensavo come l'accompagnare le vocazioni sia anche una delle missioni che mi attendono in questo nuovo incarico presso l'Università Cattolica. Ecco, penso davvero che l'esperienza della vocazione sia uno dei segni più eloquenti di come Dio, anche in un tempo, in un'epoca segnata dalla secolarizzazione, dal materialismo, dall'indifferenza, dal relativismo, cioè sono tutte realtà che penetrano e condizionano pesantemente la vita delle persone, in particolare la vita dei giovani. Eppure Dio è in grado di scalfire anche tutto questo. Certamente Dio ci chiede di operare, allora il lavoro che facciamo con i giovani, questo percorso Spirito Vivo che abbiamo lanciato, è una via maestra anche per l'accompagnamento vocazionale, perché conferire la cresima in un'età più adulta, accompagnare più a lungo, in maniera più approfondita, significa dilatare il cuore, la mente, la vita interiore dei giovani anche alla scoperta, alla considerazione di ciò che il Signore dice al loro cuore. Pensavo a queste esperienze che stanno crescendo di convivenza, penso che c'è stasera anche un gruppo, no, Don Luca, con i nostri amici che stanno facendo la convivenza qui al Corpus Domini. Nel messaggio del Papa per questa giornata a un certo punto si dice: beh, il cuore della preghiera vocazionale è la preghiera ed è l'Eucarestia. Ecco, credo che in questi anni abbiamo focalizzato molto il cammino della nostra Chiesa su questo cuore eucaristico, e da lì anche scaturisce forse la preghiera più forte, più intensa per le vocazioni. Vi leggo questo breve passaggio del messaggio del Papa perché mi sembra riassume anche quello che è stato il nostro intento, quello che è il nostro desiderio anche attraverso l'esperienza dell'adorazione eucaristica perpetua. Le vocazioni sacerdotali e religiose nascono dall'esperienza dell'incontro personale con Cristo, dal dialogo sincero e confidente con Lui per entrare nella sua volontà. È necessario quindi crescere nell'esperienza di fede, intesa come relazione profonda con Gesù, come ascolto interiore della sua voce che risuona dentro di noi. Questo itinerario, che rende capaci di accogliere la chiamata di Dio, può avvenire all'interno di comunità cristiane che vivono un intenso clima di fede, una generosa testimonianza d'adesione al Vangelo, una passione missionaria che induca al dono totale di sé per il regno di Dio, alimentato dall'accostamento ai sacramenti, in particolare all'Eucarestia, e da una fervida vita di preghiera. Quest'ultima deve da una parte essere molto personale, un confronto del mio io con Dio e con il Dio vivente. Dall'altra, tuttavia, essa deve essere sempre di nuovo guidata e illuminata dalle grandi preghiere della Chiesa e dei Santi, dalla preghiera liturgica nella quale il Signore ci insegna continuamente a pregare nel modo giusto. Ecco, questo ritornare al centro, al cuore, con l'Eucarestia, con la preghiera, è la migliore garanzia che
ogni nostro progetto, ogni nostro impegno, ogni nostra proposta non è tanto un nostro gettare le reti, che poi risulta attività vuota, ma è un gettare le reti sulla parola del Signore. E se lo facciamo in sintonia con Lui, se lo facciamo ascoltando e operando secondo il suo disegno, secondo il suo progetto, ecco, noi certamente possiamo abitare in Lui, e abitare in Lui è già futuro, perché è già vita in ciò che conta, in ciò che è pienezza dell'esistenza. Ecco, in questi giorni mi sono arrivate anche delle lettere da persone anche magari inaspettate, che hanno voluto esprimere i loro sentimenti in questo momento, sapendo che, ecco, c'è questo cambiamento in atto, e esprimendo gratitudine a Dio per questi anni vissuti insieme. E pensavo anche, prendendo atto di ciò che Dio attraverso il mio ministero, il mio servizio in questa chiesa ha operato, che il Signore si serve di noi e opera attraverso di noi molto più di quello che noi possiamo immaginare di poter fare, perché è Lui che fa, e fa in modo straordinario. Allora questa gratitudine, queste parole, questa memoria viva di ciò che il Signore ha compiuto in questi 6 anni, almeno, ecco, in questo cammino fatto assieme, è la conferma che anche gli strumenti più umili, più inadeguati, come ricordava Vito Antonio, non è per i nostri meriti, per le nostre capacità, ma proprio per un dono di grazia infinito del Signore, che si possono realizzare tante cose stupende. Ecco, allora rinnoviamo la nostra disponibilità al Signore, poniamo la nostra fiducia in Lui, ringraziamolo per i tanti doni ricevuti, e chiediamo che coloro che sono stati interpellati da Dio possano, e ce ne sono anche in mezzo a noi, ce ne sono anche nei percorsi vocazionali che stiamo facendo, possano accogliere con semplicità di cuore e possano rispondere con generosità alla chiamata del Signore. Cantiamo al Signore questo canto, che è un canto di abbandono alla sua volontà, di apertura al suo progetto, di docilità a gettare le reti sulla sua parola. Cantiamo insieme. Come tu mi vuoi, ci alziamo in piedi. Thank you.
plasma il cuore mio e di te vivrò, se tu lo vuoi, Signore, manda me. Io andrò, questa vita io voglio donarla a te, per dar gloria al tuo nome, mio Re, come tu mi vuoi, io sarò dove tu mi vuoi. Il tuo amore, paura non ho, per sempre io sarò come tu mi vuoi. Signore, vengo a te, mio Re, che si compia in me la tua volontà. Eccomi, Signore, vengo a te, mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò, tra le tue mani mai più vacillerò, e strumento tuo sarò come tu mi vuoi, io sarò dove tu mi vuoi, io andrò, questa vita io voglio donarla a te, per dar gloria al tuo nome, mio Re, come tu mi vuoi. La fede è un cammino che dura tutta la vita, fino alla visione piena del volto di Dio. La fede è un cammino da compiere insieme, intessendo legami all'interno della comunità cristiana e attraverso la testimonianza che diventa educazione per le nuove generazioni. Come le altre virtù teologali, come la vocazione, anche la fede cresce e si rafforza nel dono. Per questo, stasera in questa veglia, nella preghiera, insieme, chiediamo la grazia rinnovata, non solo di accoglierla, ma di saperla condividere, di diventare come Don Vito Antonio che ci guiderà tutti insieme in questa professione di fede, di diventare tutti mediazione, perché altri fratelli e sorelle possano essere generati nella fede. Professiamo ora insieme, con età e vocazioni diverse, la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili. Cantiamo. Dal tuo amore chi mi separerà? Sulla croce
croce hai dato la vita per me, una corona di gloria mi darà. Quando un giorno credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Dal suo amore mi separerà, sulla croce hai dato la vita di me, una corona di gloria mi darà. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Dal tuo amore che mi separerà sulla croce hai dato la vita per me, una corona di gloria mi darà, quando un giorno ti vedrò. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo pure, con ferma fede, tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, scritta o trasmessa, e che la Chiesa, sia con giudizio solenne, sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio Episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.
su questa professione di fede, ora quella che abbiamo vissuto insieme come comunità. Don Vito Antonio mette anche esternamente la firma per appoggiarsi per sempre come sacerdote in questa professione di fede che come Chiesa abbiamo fatto stasera insieme. Signore nostro Dio, fonte di gioia per chi cammina nella Tua lode, donaci un cuore semplice e docile a immagine del Tuo Figlio, per divenire discepoli della sapienza e compiere solo e tutto ciò che a Te piace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Madre dell'umanità, nella tua casa il verbo si rivelò, il segreto del cuore, il respiro del figlio Emanuele, insegna a queste mani la fedeltà, costruire la pace. Chiara il giorno, è bellissimo, regalare al mondo la speranza, ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, madre di Gesù, madre dell'umanità. Insieme ai fratelli e alle sorelle consacrati dell'Associazione Regina dell'Amore, viviamo la preghiera per le vocazioni con Maria. Soprattutto questa preghiera la dedichiamo a tutti i ragazzi, le ragazze che stanno ricercando e si stanno interrogando sul progetto di Dio, sulla loro storia. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Tutti abbiamo ricevuto un annuncio per seguire Gesù. Non sempre è facile rispondere subito come ha fatto Maria Santissima, ma attraverso di essa possiamo ricevere la forza, il coraggio per donare anche noi ogni giorno e nelle scelte importanti della vita il nostro eccomi. E dire con lei, si compia in me la tua volontà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave. Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. Donna del riposo e madre del silenzio, ora pro nobis. Ave Maria, madre del respiro, ora pro nobis. Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. Donna della terra e madre del amore, ora pro nobis. Amen.
Quest'ora preghiamo le preghiere dei fedeli, ragazzi, seminaristi, fidanzati, famiglie, consacrati. Preghiamo insieme le preghiere come comunità. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore Padre Santo, ti supplichiamo per ognuno di noi, donaci di credere che ci ami gratuitamente e donaci lo spirito di Gesù Cristo che si è fatto povero, perché anche noi possiamo svuotarci dalle nostre pretese, dalla nostra mondanità, per seguire la tua strada e andare in tutto il mondo per annunciare che Cristo è risorto per ogni uomo. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i fidanzati, perché non guardino al proprio io, ma vedano nell'altro il volto di Gesù, perché nei loro rapporti potenzino le proprie unicità ed abbattano le proprie indifferenze all'altro. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani, perché guidati dalla consapevolezza che Dio li ama ed ha un progetto di amore su ognuno di loro, trovino il coraggio di cercare, ascoltare e compiere la sua volontà, perché solo così facendo possono sperimentare la vera gioia e la speranza e diventare protagonisti della propria vita. Per questo ti prego. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli sposi, chiamati ad essere una carne sola, nel dono reciproco sappiano amarsi, seguendo le tue orme e camminare nel mondo con il tuo stile di servizio umile, attento e gratuito. Siano coraggiosi nel dirsi cristiani con le proprie opere. Sappiano custodire e proteggere la vita che affidi nelle loro braccia. Abbiano la forza di trovare tempo per gustare la bellezza dell'altro e ritrovare nel profondo del cuore il silenzio, il senso e la gioia di una vita spesa nelle piccole cose di ogni giorno. Per questo ti prego. Ascoltaci, o Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che nella risurrezione di Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha resi suoi figli, vi dia la gloria della sua benedizione. Amen. Il Redentore, speranza del mondo, vi renda suoi testimoni. Amen.
E voi che afferrati da Cristo, correte verso la meta per arrivare al premio che Dio vi chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù, possiate vivere santamente la vostra vocazione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Rendiamo grazie a Dio. Lascia che I'm